Se permette, sono contento che Crocetta denuncia anche lui il cara di Mineo. Lui è quello che dice che l'ha sempre denunciato. Peccato che le cose continuano ad andare esattamente così. C'era di mezzo NCD anche il suo partito, il cara di Mineo. Quindi capisco. Ma scegliete il mio partito? Anche NCD, la raccontiamo le no, sagre organizzate con i soldi. Il mio partito, PD, Partito Democratico, ha anche di mezzo il Partito Democratico dentro il cara di Mineo. Sono contento. Guarda, se lo racconto da presidente della Regione Sicilia. Un movimento che è abbastanza. Guarda, a differenza, ho un movimento a differenza che si sua, io la faccio parlare l'ascolto. Mi dispiace che lei non sia informato. Guarda, che ha una posizione molto critica anche all'interno del Partito Democratico. Benissimo. Quindi mi capirà benissimo. Bene tutto, di, spero che lei capisca. Vabbè, di proceda. Cosa parla. Vabbè, a differenza però di Crocetta io lo ascolto anche quando parlo. Proceda, vabbè, poetico. Fate pochi giri di parole, andate dritti. Ho capito, però è giusto sottolineare certe cose. Seconda cosa, non è assolutamente vero che è tutto a carico dell'Europa. Intanto, anche se fosse così, non è un ventottesimo, perché Crocetta dovrebbe sapere che gli stati contribuiscono in modo differente. Non è che ogni stato contribuisce per un ventottesimo, quindi anche questo si parte dalle regole elementari dello stare in Europa. Ma seconda cosa, il caso emblematico è quello di Mare Nostrum. Con Mare Nostrum noi abbiamo pagato tutto di tasca nostra, non a caso il governo Renzi, il governo del partito di Crocetta, del presidente della Regione Sicilia, quando è partito Triton, è venuto a festeggiare e finalmente l'Europa si prende a carico di qualcosa. Di cosa stiamo parlando? I 3 miliardi dello scorso anno, pensate veramente che vengono dall'Europa? Ma di cosa stiamo parlando? Non vengono d'Europa. E sono quelli che servono per me. E sono quelli. Allora, i 3 miliardi. Allora, bisogna parlare, ripartire dalle regole base. Allora, i 3 miliardi sono per l'accoglienza, quindi anche per la pagare vitto e alloggio, perché ovviamente non costa 3 miliardi soltanto l'operazione navale. Questo è chiaro? Bene. Quindi 3 miliardi c'è anche dentro l'accoglienza, il vitto, l'alloggio, 2,5 euro al giorno di spese minute, le sigarette, 15 euro al mese di scheda telefonica. Questo è quanto viene dato a un immigrato clandestino che arriva sul territorio nazionale. Allora, possiamo dire che quei 3 miliardi, in differenza quanti sono i numeri, quant'è la percentuale di immigrati in Europa, in un momento come questo, dove abbiamo il massimo storico di disoccupazione giovanile, ricordo 43,9%. Il 13% di disoccupazione generale sono un problema se vengono spesi così, ripeto, per immigrati clandestini, perché il numero del Viminale, non del manuale del perfetto leghista, ci dice che lo status di rifugiato hanno avuto poco più di 9.000 persone. Poco più di 15.000 persone hanno avuto lo status di protezione sussidiaria, poi esiste una protezione umanitaria inventata da Prodi che non esiste a livello internazionale e il resto sono clandestini. Non lo dice la Lega, lo dicono i numeri di Viminale.